Alessandro Ghinelli, nuovo sindaco di Arezzo, un impegno importante davanti alla città, una vittoria che è arrivata sul filo di lana. Assolutamente sì, 608 voti di differenza tra me e Matteo Bracciali, tant'è vero che fin tanto che non ci sono stati i risultati dell'ultima sezione scrutinata, io non ho fatto dichiarazioni e non ho esultato, perché, ripeto, la distanza era talmente piccola che sarebbe potuto succedere qualsiasi cosa. Comunque una vittoria di misura, ma una vittoria importante, una vittoria che ci riconsegna la città e per la quale io ho un grosso carico morale, perché i cittadini hanno di fatto scelto me al secondo turno e quindi è sulle spalle del sindaco, non certo il destino di Arezzo, ma insomma la responsabilità di farla uscire da questo stato di crisi, così come io ho proposto in campagna elettorale. Una vittoria che è arrivata anche grazie a una squadra che ha lavorato in sincrono con una stessa mentalità. Micidiale, una squadra veramente che aveva una sola voce e un solo tipo di obiettivo, quello di migliorare in tutti i modi la situazione di Arezzo. Devo ringraziare tutti i miei collaboratori indistintamente, sia da chi ha ingegnosamente inventato un piano di comunicazione vincente, sia all'ultimo dei miei amici che è andato a mettere qualche manifestino dentro le cassette della posta. È stata veramente una corsa bella, edificante, seria e anche leale, perché devo dire che con Matteo non abbiamo mai superato il segno dell'educazione e del rispetto reciproco. Parlando delle deleghe, ha detto già in conferenza stampa che soddisferà il lavoro fatto da questa squadra e dalla gente che le sta intorno assegnando queste deleghe, però gli assessori saranno solamente 7 più il sindaco. Sì, esattamente, quindi c'è una riduzione rispetto all'attuale compagine amministrativa. Questo perché? Un po' per il risparmio, ma anche perché credo di dare un buon segnale alla città, perché più deleghe significa una frammentazione, invece ci sono alcune deleghe chiave che possono essere lette contestualmente, quindi penseremo a come fare e a come organizzarci. Tuttavia credo che il numero che ho proposto e che i partiti hanno accettato sia più che sufficiente per governare correttamente Arezzo. E fra le deleghe ce ne sono due fondamentali che intende mantenere per sé. Assolutamente, assolutamente. La prima è l'urbanistica, non intendo delegarla ad altri perché è una responsabilità troppo delicata, troppo importante, nei confronti della quale posso esprimere un contenuto professionale mio proprio. E l'altra è quella legata alla gestione della sicurezza attraverso la Polizia Municipale. Quindi urbanistica e Polizia Municipale, oltre alle deleghe istituzionali, tra le quali la sanità, rimangono in testa al sindaco. Una delle cose più urgenti che dovrà fare il sindaco appena verrà ufficialmente nominato dal prefetto sarà il risolvere il problema delle transenne con la giostra, sulla quale si era già espresso. Sì, ero già espresso e confermo che farò la firma di responsabilità per consentire di correre la giostra anche in assenza di queste transenne, il che comporta la non applicazione di un dettato normativo, quindi è una bella responsabilità che si piglia il sindaco, far correre in difetto di un apprestamento che la legge richiederebbe come obbligatorio. Però questa, diciamo che è una soluzione d'emergenza che non posso evitare e che naturalmente faccio, non molto volentieri, ma la faccio per consentire di correre la giostra. Però immediatamente dopo è necessario che si cominci a lavorare per un emendamento a questa legge che riconosca la specificità di questa manifestazione, senza dargli un nome o un cognome, ma si tratta di fare un emendamento opportunamente congegnato con tutti i parlamentari che il nostro territorio espone, propone e che lavorano a Roma per l'interesse anche della nostra collettività. Non credo che sarà poi troppo difficile ottenerlo.